Avevamo voluto una fase di ascolto di quelli che sono gli attori, quelli che sono presenti al tavolo della conferenza dei servizi permanente, ma in realtà oggi, tranne il Gelio Civile e il Provveditorato, altri non sono venuti. È ancora più grave che non ci sono state nessun tipo di giustificazione. È la seconda volta che riconvocavamo questa commissione, grazie al presidente Palumbo che la presiede. Abbiamo fatto anche un'interrogazione molto dettagliata in Consiglio Comunale e anche lì non avevamo avuto risposte se non piuttosto evasive. Il dato di fatto è che la ricostruzione pubblica in questa città è ferma, va a rilento, scontiamo quello che è un mancato recupero del patrimonio artistico monumentale, di quei luoghi della cultura che sono importantissimi ovviamente per la ricostruzione sociale e per quello che è il loro carattere assolutamente aggregativo che hanno appunto in città. È grave, come abbiamo detto, che nella città candidata a Capitale della Cultura 2026 e soprattutto in una città che è sempre stato fulcro di un'intensa attività illuminata dal punto di vista artistico, sia teatrale che musicale, e non siano stati recuperati quelli che sono i due presidi culturali più importanti. Ecco, ci aspettavamo delle risposte. Il sindaco era intervenuto qualche giorno fa rispondendo, e anche questo è un dato, ad un artista, uno dei tanti artisti come Leo Gullotta, che è venuto in città e ha manifestato come non ci si potesse esibire in spazi come ridotto qualitativamente e quantitativamente sottodimensionati, e ha lanciato un allarme che però era ben conosciuto ai più, perché siamo mesi che stiamo appunto affrontando questa tematica. Però c'è stato nell'intervento del sindaco, avremmo voluto che fosse presente in commissione unitamente agli altri protagonisti della ricostruzione del teatro, abbiamo avuto un'informazione, nel senso è stato certificato quello che è il fallimento della stazione appaltante, quindi il segretariato generale, e quindi la notizia è che il comune avocherà a sé appunto quelle che sono i lavori del teatro comunale, cercando di dare un nuovo impulso che però fino a questo momento ovviamente non c'è assolutamente stato. Mancano i soldi, si parla di 5 milioni di euro che noi abbiamo appreso dalla stampa e quindi non ufficialmente in commissione come avremmo voluto sapere, ed è grave a nostro avviso il fatto che non si sa come sono stati spesi i fondi di cui alle delibere CIPE del 2017 e la CIPES del 2021, e soprattutto è ancora più misterioso il fatto che non siano stati intercettati, il Comune dell'Aquila non abbia saputo intercettare quelli che sono i fondi del PNRR su una misura ad hoc proprio per il recupero dei luoghi della cultura, somme ingenti che faranno la fortuna di altre realtà a noi vicine, in primis il Teramo, che verrà ricostruito, il proprio teatro con ben 11 milioni di euro attinti appunto dai fondi del PNRR.